Buonasera, benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. La polizia questa mattina ha reso noto i particolari dell'arresto in flagranza per rapina impropria di un senegalese di 33 anni, irregolare, con vari provvedimenti di espulsione a suo carico e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L'uomo è accusato di aver rapinato una tabaccheria del denaro prelevato dalla cassa, inseguito e raggiunto dalla figlia della titolare, aveva poi spintonato violentemente la donna per proseguire la sua fuga, ma è stato bloccato poco dopo nelle vicinanze della fermata di un autobus. Addosso aveva un biglietto acquistato nella stessa tabaccheria e 30 euro, frutto della rapina. Sicuramente la segnalazione da parte della vittima, in questo caso della figlia della titolare, è stata determinante, proprio la sua prontezza di riflessi, la sua perspicacia, il suo spirito proprio di iniziativa, che oltre a inseguire il malvivente ci ha anche avvertito immediatamente. Ecco, queste due cose insieme hanno permesso a noi di intervenire nell'immediato, considerando che da quando è uscito dalla tabaccheria avendo arraffato i soldi fino a quando è stato proprio materialmente bloccato e ammanettato sono trascorsi almeno 16-17 minuti, non di più, e lui aveva percorso circa un chilometro di distanza dal centro storico fino al seminario, fino a dove è stato poi appunto ammanettato. Questo fa capire insomma che in quei 17-18 minuti l'impegno nostro coordinato di più pattuglie proprio per cercare di spingerlo verso una determinata direzione, sapendo che fuggiva a piedi, e anche e soprattutto grazie alla collaborazione della vittima, ha veramente permesso di fare in modo che la rapidità e l'efficacia dell'operazione fosse veramente portata al massimo livello. Pronti? Via! Evviva! È stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto per la residenza sanitaria assistenziale per anziani Bartolini di Mondolfo. La nuova struttura è il frutto di un lavoro sinergico tra Regione, Comune, Area Vasta 1 e ASUR e sarà al servizio di un territorio esteso come quello della Val Cesano, che comprende Mondolfo e le località limitrofe, a partire dai due comuni di San Costanzo e Monteporzio per arrivare a quelli di Marotta e di Castelvecchio, per un bacino di utenza di oltre 20.000 persone. Alla cerimonia c'era anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Sono investimenti molto importanti che aiutano a creare una grandissima e vasta rete che non si limita, insomma, a quelli che sono normalmente i punti del dibattito, ma sono tante le realtà che si possono candidare a crescere. La medicina territoriale non ha vincoli particolari se non quelli economici, e quindi ha anche l'opportunità di incrementare i servizi man mano che si vede che ce n'è bisogno. Il nuovo reparto sarà pienamente operativo da aprile, dispone di 10 camere con bagno fra singole e doppie per una dotazione di 16 posti letto, ossigenoterapia e spazi soggiorno riservati a persone con requisiti di non autosufficienza e non curabili a domicilio. Durante il giorno saranno presenti i medici di base, mentre la guardia medica garantirà notturni e festivi per un'assistenza H24. L'intervento pubblico regionale è stato di 1.350.000 euro. Circa 1.500.000 di euro, e poi per adeguare i locali, per avere l'accreditamento, per fare tutto quello che serve oggi, e poi chiamiamo la spesa vera, che è quella corrente, che impiegherà 12 persone, costano circa 350.000 euro all'anno tutti gli anni, ed è l'investimento più significativo. Un servizio tipo prevalentemente infermieristico, ma di grande qualità laddove si è implementato, in grado, con il rispetto alle famiglie e ai loro bisogni, di dare risposte importanti. La polizia di Urbino ha denunciato un siciliano di 19 anni che è stato scoperto a spacciare sostanze stupefacenti a giovanissimi del posto all'interno del centro commerciale Santa Lucia. Importante e delicata l'operazione, perché quando è delicata, quando si fa, si trasmette il messaggio e i genitori sono partecipi, consenzienti, e si fa un servizio alla collettività, sicuramente abbiamo questo risultato. E devo dire che l'attività così discreta è durata per parecchio tempo, e ha avuto proprio questo risultato e questi contorni. Speriamo di completare il cerchio, quindi di sapere ulteriore persone, di sapere da dove proveniva anche la sostanza stupefacente. Riforniva di sostanze stupefacenti, anzi più che riforniva, diciamo, le andava anche a procacciare, nel senso che andava a offrire questo prodotto a numerosi ragazzi, specialmente in occasione, diciamo, del fine settimana, ma in alcune occasioni abbiamo visto anche si portava all'esterno della scuola o all'entrata o all'uscita.
La Protezione Civile delle Marche ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle prime ore di domani fino alla mezzanotte di lunedì per vento forte e mare mosso. Lungo la costa e nelle zone basso collinari i venti saranno sud-occidentali con velocità media del vento moderato e teso e raffiche fino a burrasca forte. Il fenomeno sarà di maggiore intensità nel pomeriggio di domenica. Nelle zone interne la velocità media sarà di vento moderato con raffiche fino a burrasca. Il mare sarà da molto mosso ad agitato. Inaugurata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci la nuova copertura dell'Adriatic Arena che ospiterà la Coppa Davis di tennis. Siamo candidati a Città Europea dello Sport 2017. La commissione, ha annunciato Ricci, sarà in città nel mese di giugno per i sopralluoghi sugli impianti. I lavori sono costati 1.600.000 euro. Gli scuri sono del calcio, ma l'este che si scioglie. Ah, perché quel che dici te, Salamic tua, è importantissimo, Secondo appuntamento con le commedie in dialetto fanese. A salire sul palco del Politeama lunedì 29 saranno quelli del GAF con una commedia dal titolo Un scherz da prete che promette come sempre gran successo di pubblico e risate assicurate. Posto unico numerato 12 euro. Domani il Fano giocherà a Chieti, come sempre. Ci saremo anche noi a registrare la partita, la telecronaca integrale la potrete seguire su Fano TV canale 17 subito dopo il telegiornale di lunedì sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, questa edizione Flash finisce qui, buon fine settimana a tutti e buona domenica, arrivederci.